Noi siamo nelle propaggini della provincia di Siena, in un posto direi meraviglioso e anche con una sua grande storia. Rudere suggestivo al massimo è la famosa cappella di Monte Siepi, chiamata Eremo di San Galgano, dove, su cui piazzale noi ci troviamo. Diciamo religiosa per un cavaliere che nel 1180 decide di cambiare la sua vita e giura su quella collina ritenuta sacra fin dall'antichità di non combattere più. E come facevano i cavalieri nel Medioevo, prende la sua spada e la trasforma in croce. A quell'epoca c'era un gran movimento di gente. Siamo all'epoca delle crociate. E queste leggende, questo episodio di San Galgano viene riportato un po' nell'Europa del Nord, perché prima di San Galgano non ci sono scritte su Re Artù. Ma sente, il miracolo si parla che lui non c'era ancora, la roccia non esiste, lui abbia piantato la spada nel terreno. Poi quando fu costruita la chiesa, per continuare questa simbologia, viene trasportata nel centro della chiesa. Più che un miracolo fisico, è un miracolo sociale, diciamo così. Perché aveva un grande significato, dire la spada deposta significa pace, la spada levata vuol dire inizio di guerra. Fino a circa 50 anni, 60 anche più, la spada si levava e si metteva, quindi non c'era nulla di Re Artù come qualche shock tira fuori. E giura su quella collina ritenuta sacra fin dall'antichità di non combattere più. E come facevano i cavalieri nel Medioevo, prende la sua spada e la trasforma in croce. Of course, you cannot date metal, iron, but the chemical and the microscopy examination of the metal show that it's not a modern metal and is quite consistent with a very old sword, medieval times. I actually broke some of the cement and I pulled off the sword from the stone. I have here this perfect copy of the broken sword, the same size. We were not even sure that there was a blade within the rock. So it's still there, jammed with molten lead and cannot be pulled out. And the two pieces fit together, so it's the same object. So I'm convinced that that actually is the original sword in the 12th century. The link might be another hermit that lived near
Galgano, St. William of Malavalle. Pilgrims passing in that area, going from Rome to France, and maybe visiting places where the Duke of Aquitaine has lived, brought to the troubadours in the court of Eleanor this nice idea, this nice image. They took this idea and transformed it into an episode of the saga of King Arthur. I think Galgano may have inspired the legend of the Sword in the Stone, and then the Cistercian monks used those famous legend to further improve and boost Galgano's cult. Di San Galgano ad essere molto venerato, specialmente dai giovani, anche non credenti, che vedono in lui uno dei primi obiettori di coscienza, veramente pronti a capire l'importanza della pace e la stupidità di chi fa la guerra. La pace e l'amore è l'unica forza che porta avanti il mondo, il resto che fa? Distrugge, abbatte, impoverisce. E quindi credo molto che contribuisca nel suo piccolo a dare un messaggio di pace.